Ciao a tutti quanti, io sono Gabri Costa. Dopo avervi fatto vedere tutte le biografie dei personaggi vecchi e nuovi, sia Capcom che Marvel, vi farò vedere tutti i modelli. Per spostare il personaggio dovete tenere premuto L2 più tasti direzionali e per zoomare R2 più tasti direzionali e per cambiare colore si preme il tasto X. Allora, cominciamo dal primo vecchio personaggio della Capcom che ormai lo conoscete tutti, si chiama Ryu ed è il campione di Street Fighter. Ma guardate cosa succede quando cambio colore. Diventa tutto nero e la sua fascia è bianca. Poi ha il vestito blu e la fascia gialla. Il vestito rosso e la fascia nera. No, com'è possibile sta cosa, ragazzi? Si è fatto la tinta a capelli e si è fatto biondo Ryu. E questi colori mi ricordano il suo amico Ken Masters. Invece è vestito come Akuma, il suo rivale. Ok, cambiamo personaggio. Personaggio di Darkstalkers che voi lo conoscete tutti e l'avete capito, si chiama Morrigan Ainsland. Guardate com'è bella, con le ali da pipistrello, da vampiro, ha dei bei stivali e i capelli verdi. Ma vediamo cosa succede quando cambiamo colore. Non c'è male quando cambiamo colore. Ne ha tantissimi. Ok, e poi avete visto? Guardate qui, ragazzi, Gabriel Osta non ha mai visto una cosa del genere. Ha gli stessi colori di sua sorella Lilith. Ecco il prossimo. Chris Redfield è un personaggio di Resident Evil, protettore di Raccoon City. E sa uccidere tutti gli zombie e lo fa. È bravissimo. Avete visto? Ha in mano una sua pistola e poi dietro la sua schiena un coltello per tagliare le teste degli zombie. Ora guardate che succede quando cambio colore. Diventa blu. Maglietta blu e pantaloni grigi. Ne ha tantissimi. Questo è Dante, il cacciatore di demoni. Avete visto dietro la sua schiena ha un'enorme spada, gli serve per combattere. Ha i capelli grigi e il vestito rosso. Ma cambiando colore può avere la giacca nera, bianca. Gabriel Osta non aveva mai visto tutti questi colori. Cambiamo personaggio. Questa donna gatto si chiama Felicia, è di Darkstalkers. Avete visto che bei artigli fucsia, che bei capelli blu e le sue arti sono bianche, le braccia e le gambe. Però avete visto, è un digitigrado. Felicia non lascia mai le impronte delle unghie, le ritira quando cammina perché ha unghie retrattili. Poi cambia colore, può diventare nera. Ehi, ma questi colori così, rosso, bianco e nero, mi fanno pensare a uno dei cavalieri Marvel, Elektra Natchios. Andiamo avanti. Questa combattente cinese di Street Fighter si chiama Chun-Li e voi la conoscete tutti perché lei è la migliore detective del mondo. È vestita di blu, ha le calze marroni e gli scarponi bianchi. Ma deve cercare Bison, l'assassino di suo padre. E poi cambiando colore può diventare rossa. Rosa. Sì, e diventando sempre più scura mi fa ricordare Shadow of Lady. Ok, vi saluto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e altri video vi aspettano. Un ciao da Gabriosta.